Benvenuti sullo strano canale. Sabrina e Robert decidono di darsi allo scambismo, decisione che porterà Sabrina a innamorarsi di un altro uomo. Un bel problema. Sabrina e Robert si conoscono da una vita. Stanno insieme fin da quando erano adolescenti e si sono sposati giovanissimi, portando in questo mondo due figli, Leanne e Robbie. Sabrina nasce nel 1979 e Robert 3 anni dopo. Crescono entrambi in Arizona e dopo il matrimonio e la nascita dei due bambini decidono di trasferirsi in California, dove Robert trova impiego nella costruzione e nel mantenimento delle linee ferroviarie, e Sabrina sceglie di fare la mamma a tempo pieno. A detta di tutti, sono una coppia tranquilla composta da due persone simpatiche che sono anche due genitori responsabili. Nel 2008 i coniugi decidono di diventare scambisti. Non c'è nulla di male quando entrambi sono d'accordo, ma se stiamo qui a parlarne significa che qualcosa è andato storto. Partiamo dal fatto che Sabrina non è molto convinta della cosa, mentre Robert invece sì. I migliori amici della coppia sono Jason e Kelly Barnatine, che accettano di provare quella novità. Robert non fa mistero del fatto che va a letto con Kelly e racconta a Sabrina ogni dettaglio dei loro incontri piccanti. Possiamo immaginare che quest'ultima, poco convinta dell'argomento scambismo, prenda la cosa. Per distrarsi, decide di trovare un lavoro e viene assunta dalla sede locale della catena di ipermercati Costco. Proprio lì incontra un uomo, Jonathan Hearn, un vigile del fuoco che le chiede aiuto per alcuni articoli. Scatta una prima simpatia che spinge Jonathan, 10 anni più giovane di lei, a chiederle il numero. È un ragazzo cresciuto in una famiglia protettiva e molto religiosa e ha ricevuto un'istruzione parentale invece di frequentare una scuola pubblica. È quindi poco avvezzo ai divertimenti ai quali si dedicano i ragazzi della sua età, come trascorrere qualche ora in un locale, bevendo e chiacchierando. Se lui è ben felice di passare il tempo con la più estroversa Sabrina, da parte sua la donna, che si sente trascurata dal marito, sviluppa ben presto un profondo attaccamento nei suoi confronti. Il connubio perfetto li vede perdere la testa l'uno per l'altra piuttosto in fretta. Diversamente da quanto sta facendo Robert, il marito di Sabrina, che le confessa ogni nuova avventura, lei mantiene questa relazione segreta. Ma secondo Robert, questi non sono i patti di un matrimonio aperto che prevede la massima trasparenza e la regola di non innamorarsi degli amanti. Scopre comunque che la moglie si vede con Jonathan e scambia 2 paroline con quest'ultimo, senza che la cosa faccia diminuire minimamente la forza del sentimento che ormai lega Jonathan e Sabrina. Le cose procedono così fino al 15 agosto 2014, giorno in cui qualcuno spara a Robert 2 volte, una al petto e una al volto, mentre questi sta lavorando presso un impianto ferroviario di Tehachapi, sempre in California. Quando cominciano le indagini, l'unico indizio che trovano i detective è un filmato di sorveglianza che mostra un individuo non identificato che si aggira all'interno dell'impianto. È lui l'assassino? Impossibile dirlo per ora, ma sta di fatto che si tratta di una persona che non dovrebbe trovarsi lì, visto che l'accesso è vietato ai non addetti ai lavori e si sa per certo che quello non è uno degli operai. Sabrina appare genuinamente devastata quando le viene comunicata la notizia. Il caso fatica a procedere per mancanza di altre prove, a parte il filmato. Però le cose cambiano quando Jason, l'amico di Sabrina e Robert, che con la moglie aveva accettato di condividere momenti intimi, afferma di sapere che Sabrina aveva un amante, di nome Jonathan. Sabrina, interrogata a tale proposito, nega tutto, nella vana speranza che i detective non scavino a fondo nella sua vita, scoprendo la verità. Come appena detto, è una vana speranza. Il telefono segreto che Sabrina usava per comunicare con Jonathan finisce nelle mani della polizia. E se da una parte si conferma l'esistenza della relazione tra i due, non ci sono messaggi scritti o vocali che si riferiscano alla morte di Robert. Si ottiene un mandato di perquisizione per la casa di Jonathan. Si trovano i vestiti che indossava la misteriosa persona del video di sorveglianza e 2 pistole,
una delle quali è dello stesso calibro usato per uccidere Robert. Jonathan viene quindi arrestato e così Sabrina. Sono entrambi sospettati di aver architettato un piano per uccidere Robert, ma se nel caso di Jonathan ci sono delle prove che potrebbero inchiodarlo come l'esecutore materiale, nel caso di Sabrina non ci sono elementi per poterla trattenere a lungo, tranne il sospetto che possa aver spinto l'amante a uccidere il marito, perciò viene lasciata andare. Viene comunque tenuta d'occhio e il suo comportamento è molto sospetto. Si descrive come una vedova distrutta dal dolore, ma non esita a informarsi circa l'assicurazione sulla vita stipulata da Robert. Sembra darsi da fare per cambiare vita al più presto, tagliando i ponti col passato, interrompendo ad esempio ogni contatto con la famiglia del marito, impedendo a nonni e zii di interagire coi nipoti. Nel frattempo Jonathan rimane in carcere e i detective gli stanno addosso, interrogandolo un giorno sì e uno anche, cercando di intimidirlo con eventuali condanne a vita che potrebbero cadergli addosso se non collabora e non dice la verità. Il ragazzo capitola e racconta tutto, confessando che lui è stato il braccio e Sabrina la mente. La donna viene quindi riportata in centrale per l'ennesima volta, con la certezza che, messa a conoscenza della confessione di Jonathan, cederà anche lei. Ammette finalmente che aveva una relazione con il ragazzo, ma per il resto si limita a dire che si sente in colpa per avergli detto dove si trovava Robert il giorno fatidico. In poche parole cerca di passare per una donna innocente che non immaginava che l'amante avrebbe assassinato il marito. Ma gli investigatori non le credono e la arrestano. Lei ha deliberatamente plagiato Jonathan e lo ha spinto a compiere l'omicidio. Questa è la loro opinione. Sono colpevoli entrambi, una dell'ideazione del piano e l'altro di averlo concretizzato. Il processo comincia 3 anni dopo e vede Sabrina e Jonathan accusati di omicidio di primo grado. Jonathan ha accettato un patteggiamento in cambio della sua confessione e non si tira indietro nemmeno in tribunale quando riporta i vari modi in cui lui e Sabrina avevano pensato di uccidere Robert. Scatenando un incendio, facendogli fare un incidente d'auto oppure avvelenandolo. Afferma che molte volte aveva chiesto a Sabrina perché l'opzione divorzio non fosse presa in considerazione. Lei aveva risposto che se avesse divorziato da Robert, tutti l'avrebbero abbandonata schierandosi con il marito. Con una morte improvvisa, invece, ne sarebbe uscita come la sfortunata vedova da guardare con compassione. Si sarebbe inoltre risparmiata le spese per un avvocato e la battaglia legale per la custodia dei figli. Suonano molto come le argomentazioni di una donna fredda e calcolatrice, che non aveva preso in considerazione neppure per un secondo la sofferenza che avrebbero patito i bambini nel ritrovarsi orfani di padre. Il suo avvocato difensore, come quello di Jonathan, puntano il dito sul cliente avversario, affermando essenzialmente la stessa cosa. Sabrina ha plagiato Jonathan e Jonathan ha plagiato Sabrina. Qual è la verità? La versione corretta? Questo sta alla giuria a stabilirlo. Nell'ottobre del 2017 Sabrina viene dichiarata colpevole di omicidio di primo grado, istigazione all'omicidio e complicità nello stesso. Viene condannata all'ergastolo con la possibilità di chiedere la condizionale dopo 25 anni. Jonathan, grazie al patteggiamento, viene giudicato colpevole di omicidio colposo e condannato a 25 anni. Eccoci alla fine della storia. Nessun vincitore in questo triangolo amoroso. È costato la vita a Robert che, non per suo volere, ha lasciato senza padre i suoi bambini e ha gettato nello sconforto la sua famiglia. È costato il carcere a Sabrina e a Jonathan. Non so chi l'ha scritto perché la sua frase è rimasta anonima, ma in questo caso calza a pennello. Il triangolo, solo in geometria, è una costruzione innocua. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!